la mia grandissima amica, una donna straordinaria, Michelle Hunziker. Ciao Michelle. Ciao Luca, un saluto a tutti. Eccoci qua. No, dicevo, che bella iniziativa e che bravo tu, grazie di avermi invitato in questa cosa molto molto bella che tu fai. Grazie, grazie Michelle, una campagna sociale alla quale credo tantissimo e con il tuo contributo sicuramente possiamo alimentare questa ondata, questo tsunami di positività, sempre nel senso giusto, del quale i ragazzi hanno tanto bisogno. Allora Michelle, io sono molto contento di parlare con te, con i ragazzi quest'oggi, perché parlo sempre, l'ho detto poc'anzi, di un concetto al quale tengo tanto: bravi non si nasce, bravi si diventa. Io ho seguito un po' il tuo percorso, ti ho visto a teatro, ti ho visto cantare, ti ho visto insomma non soltanto nei panni di conduttrice, nella quale sei ormai conosciutissima non soltanto in Italia, e sei la dimostrazione che bravi, o meglio più bravi di quello che si è, si può diventare. Un messaggio che penso che ai ragazzi vada ribadito sempre con costanza. Ma guarda, io ritengo una cosa, guarda Luca, cioè uno può nascere con tanto talento ma non arrivare da nessuna parte, oppure può essere una persona che tiene tantissimo al proprio obiettivo, o comunque capisce quello che vuole fare ed è disposto a rinunciare a molto per arrivare a fare ciò che gli piace veramente. Per far questo bisogna veramente essere disposti a bruciare, ad aver fame e a rinunciare anche a tante cose, però con gioia, perché alla fine è una cosa che ti piace. E quindi secondo me è molto importante questo concetto qua, cioè che uno deve proprio crederci. Cioè, chi ci sta ascoltando, non perdete mai la speranza, e magari in questo momento non sapete neanche tanto che cosa che voglio fare, però cominciate, andate, apritevi il più possibile. Quando capite qual è il vostro obiettivo, non demordete mai, credeteci, sognate, perché ad esempio io sono veramente arrivata dai monti svizzeri. Alla mattina, quando ero piccolina, aprivo la porta e la finestra e vedevo le mucche pascolare, vedevo le Alpi, cioè le Alpi, sì, le Alpi, per cui vivevo comunque vicinissimo alle montagne. E avevo capito presto, visto anche diciamo il luogo dove vivevo, che per ottenere un minuto di gioia, di felicità sciando per esempio, dovevo veramente faticare tanto per arrivare in vetta. Però il percorso per arrivare in vetta era comunque divertente, era comunque, era tosto, però cioè era solo il modo di vedere le cose. Per cui è vero che siamo in un momento storico davvero difficile, però io proprio stamattina riflettevo su questa cosa, cioè spesso ci svegliamo la mattina e ci girano veramente le balle, perché va tutto storto, perché non capiamo dove stiamo arrivando, poi soprattutto per voi che state iniziando. Però veramente ragazzi, cioè non perdete le speranze, perché questa è stata sicuramente una piccola guerra, io l'ho avvertita così, però ne usciremo, e quando ci sarà la rinascita voi dovete essere pronti, capito, con tutti i vostri obiettivi e con i vostri sogni e con la consapevolezza che ce la potete fare. Perché se ce l'ho fatta io, che vivevo in un paesello in Svizzera di 300 anime, sono arrivata in Italia, non sapevo che cosa volevo fare, ero extracomunitaria, voi riderete, ma è vero, io ero extracomunitaria, parlavo il tedesco, non c'erano gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'Italia, ho dovuto fare il permesso di soggiorno, non me lo davano mai perché mancava sempre qualche carta e facevo la fila come tutti gli altri davanti agli sportelli. A 16 anni mi sono trovata davanti in una classe di un liceo linguistico con quelli della prima liceo, perché non valevano i miei studi, per cui è stata abbastanza tosta. Ma poi a un certo punto qualcosa ha funzionato, perché io ho detto no, non può essere, cioè devo trovare una soluzione, una chiave. Sono venuta a Milano e ci ho provato e ho ricevuto un sacco di porte in faccia, ragazzi, ma tante, cioè mi hanno preso in giro, mi hanno detto ma dove vai, ma torna a casa, cioè ma non sei capace. Però io sapevo che volevo fare qualcosa nella comunicazione, io volevo stare con la gente, volevo
volevo far ridere, volevo fare qualcosa con la comunicazione e non ho demorso. E io penso che voi possiate fare la stessa cosa, ne sono convinta. E a tal proposito volevo approfittare proprio di te per raccontare anche ai ragazzi del giusto concetto di successo. Ultimamente si parla di successo inteso come avere 100.000 follower, successo come forme che non ci appartengono tanto. Si cerca a tutti i costi un successo che forse non è quello che fa stare bene veramente. Io e te frequentiamo un ambiente dove conosciamo tante persone di successo, conosciutissime, note, che poi sono un po' sfigate, lo possiamo dire, tanto di successo non sono. E allora, ragazzi, penso sia importante parlare anche di successo giusto, quello che nasce dal di dentro, dalla gratificazione e dalla realizzazione di un sogno, vero? Assolutamente, sono d'accordissimo con te. Cioè, esistono due livelli, no, di successo. È ovvio che quando sei molto giovane tu vuoi trovare un posto nel mondo, ti vuoi collocare, vuoi a un certo punto essere riconosciuto per quello che sei, il tuo talento, quello che hai da dare. Ed è giusto che tu abbia quella grinta, quella volontà di farcela e comunque cerchi questa cosa qua. Poi più vai avanti, più ti rendi conto che davvero uno dei più grandi investimenti è veramente la famiglia. E voi direte che due marroni sono sempre le solite storie, eccetera, però guardatevi intorno, quanta gente di successo c'è nella vita privata? Quello è ancora più difficile, per cui cerchiamo sempre di tenere saldo il nostro obiettivo, cerchiamo di trovare un posto nel mondo, di collocarci come vogliamo e metteremo tutte le nostre energie, però c'è anche, capito, la vita privata. Cioè, cerchiamo di stare bene con la nostra famiglia, di voler bene i nostri amici, di crearci comunque una base solida di persone delle quali ci possiamo fidare, perché sono loro poi quelle che davvero ti prendono quando sei in un momento difficile, sono quelle rare persone che hai accanto, che sai, che delle quali ti puoi fidare, che ti risolveranno sempre quando cadrai. Però noi stiamo parlando ovviamente della gente molto giovane, Luca, per cui bisogna anche pensare che per loro è importante trovare un proprio successo personale nel lavoro, per cui è normale che abbiano questa volontà e questa grinta, ed è giusto che sia così. Dicevo, il tuo impegno a fianco dei diritti delle donne, questo 2021 è cominciato in una maniera terribile, terrificante. Non voglio soffermarmi su questi aspetti. Io credo che sia importante così focalizzare un attimo l'attenzione su il concetto di persone belle. Tu sei una donna bellissima, apprezzata tantissimo anche da questo punto di vista, però non hai dimenticato quanto sia importante essere belle persone, un concetto che credo vada comunque riproposto a tanti uomini ma anche a tante donne. La forma di rispetto più grande parte naturalmente da noi stessi. Quando cominciamo a rispettare noi stessi, forse cominciamo a rispettare anche le altre persone. Potremmo su questa linea non sentir più parlare delle cose terrificanti che stiamo sentendo in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi. Hai detto una cosa bellissima, Luca, cioè l'amor proprio, il fatto di rispettare prima di tutto se stessi porta inevitabilmente a rispettare il prossimo. E quando dico prossimo non deve esserci la categoria donna-uomo, cioè sarebbe veramente bello in un futuro, con grande lavoro culturale e prevenzione, far comprendere già ai bambini, quindi in età proprio acerba, che cioè, un conto sono i ruoli e un conto sono i diritti, e veramente l'emancipazione, io lo dico sempre, è una parola che usano in tantissimi, ormai fa figo parlare di emancipazione, ma siamo molto lontani dalla parola dell'emancipazione, perché come diceva Luca, cioè, l'emancipazione nasce dal rispetto reciproco da subito, dall'inizio, ma nasce già nella quotidianità culturale di quando siamo bambini, nelle nostre famiglie. Perché per esempio una mia cara amica, che è Giulia Bongiorno, con la quale ho fondato Doppia Difesa, l'altro giorno mi ha detto: Mish, ma sai che sono andata al negozio di giocattoli con mio figlio Ian, e mio figlio voleva tantissimo comprarsi un ferro da stiro perché gli piaceva tanto. La commessa è andata da lui e gli ha detto: amore mio, ma tu sei un maschietto, non devi mica stirare.
Ecco, questi sono dei cliché del cacchio che ci inculcano da quando siamo piccoli. Ma perché un bambino non può, un maschietto non può stirare e una femminuccia non può giocare a calcio? Tutte ste cavolate che portano poi, adesso faccio degli esempi piccoli e stupidi, però per far capire che tutte queste cose ci inculcano un modello che è sbagliato, perché noi dobbiamo andare in una direzione dove, quando ci metteremo con un compagno, con una compagna, entrambi sono persone le quali si rispettano, le quali andranno a lavorare probabilmente entrambi, se uno lavora e l'altro no, l'altro aiuta l'altro, cioè non c'entra maschio o femmine. Quindi secondo me è importantissimo che nel futuro nostro e vostro che state ascoltando ci sia questa tipologia di rispetto e che si scardinino tutti questi stupidi cliché che portano a delle violenze psicologiche inenarrabili e a della sofferenza pazzesca. Poi in questo periodo, diciamo, di Covid, nel primo lockdown, pensate che noi con la fondazione abbiamo avuto il 60% di richieste d'aiuto in più da parte delle donne che erano ovviamente chiuse in casa tra le quattro mura con i propri carnefici, ed è stata veramente molto dura anche per Fondazione, e stiamo andando avanti a combattere per questa cosa. E noi nel nostro piccolo cerchiamo di mettere le toppe lì dove adesso ovviamente certe cose non le puoi, cioè, sradicare, c'è una cultura viziosa che adesso bisogna semplicemente cercare di, ma come dicevo, mettere delle toppe, no? Laddove lo Stato o comunque la giustizia non arriva. Però se riusciamo a prevenire e a creare delle generazioni che si rispettano, come hai detto tu Luca, abbiamo vinto tutto. Grazie a Michelle Hunziker! Grazie! Chi ci ferma? Nessuno! Non ci ferma nessuno!